Buongiorno a tutti e benvenuti. Innanzitutto mi presento, mi chiamo Fulvia e sono una socia volontaria del Touring Club Italiano, associazione privata non profit che da 126 anni si prende cura dell'Italia come bene comune. E pensate, questa mattina mi trovo in un luogo meraviglioso che si trova proprio dietro alle mie spalle. Si tratta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ma direi di non perdere altro tempo, seguitemi! Ed eccoci nel Salone d'Onore, luogo particolarmente importante per la vita del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, perché è proprio da qui che prende avvio la vita all'interno di questo splendido palazzo. Infatti, pensate, ci troviamo nel primo ambiente di rappresentanza e da qui è possibile raggiungere la sala delle conferenze internazionali, ma anche gli uffici del ministro. Inoltre, il Salone d'Onore ospita una bellissima collezione d'arte contemporanea. La collezione Farnesina, nata nel 1999 ed ospitante opere prestate da artisti, gallerie, musei, eredi, fondazioni, e sono opere che si basano quindi sul comodato d'uso triennale rinnovabile. Ma poniamo la nostra attenzione sull'opera di Gastone Novelli, un artista viennese, e l'opera ha il titolo di Viaggio nel Paese delle Meraviglie. Viaggio nel Paese delle Meraviglie è una sorta di taccuino di viaggio immaginario dell'artista, e all'interno della tela possiamo vedere l'uomo, i quattro elementi, un aquilone, montagne e basse vegetazioni, orme e una farfalla che, pensate, svolazza a scoprire le meraviglie del dipinto su invito dell'artista Gastone Novelli. È un artista appartenente al gruppo 63, movimento artistico nato a Palermo nel 1963, che prediligeva la forma, un nuovo linguaggio. Inoltre, all'interno del salone possiamo ammirare anche un'altra splendida opera. Si tratta di composizione dell'artista genovese Emilio Scanavino. Dopo gli esordi figurativi, la sua pittura assume delle caratteri post-cubiste, con le figure che si andranno a dissolvere sempre di più fino a scomparire del tutto quando l'artista entra in contatto con l'entourage spazialista e nucleare di Lucio Fontana, ma ai quali intenti non aderirà mai completamente. Perché è così importante l'opera di Emilio Scanavino? Proprio perché ci fa comprendere lo stile dell'artista e allo stesso tempo lo inquadra come un esponente internazionale dell'informale. E dunque mi è rimasto che accogliervi a braccia aperte proprio qui, all'interno del Salone d'Onore. Vi aspetto!